Battistuta, 34 anni ieri, un giocatore però quasi ringiovanito nello spirito da una nuova, grande e forte. Potrebbe andare al tiro, il pallone buono, Battistuta, entra in area dalla sinistra, il tiro, la ribattuta, Babagal, Babagal! 3 minuti di gioco, il gol numero 14. La palla dentro per Batti, attenzione Batti, carica il destro, il tiro! Bravo Batti! Applausi! Può andare al cross dalla destra, vediamo, guarda il movimento dei compagni, la mette dentro per Battistuta, colpo di testa, Vieri, tiro, gol, è gol! Gol di Bobo Vieri, si era fatto espellere però per un gesto di reazione su Materazzi, proprio Comotto, tanto tra avversari di destreggiarsi, alla fine perde il pallone con Zanetti che allontana e poi arriva il fallo di Dellicarri. 10 minuti e mezzo nel corso della ripresa. Intervento in ritardo su Battistuta, queste immagini, l'ipotesi è che ci sia stata una trattenuta di Mezzano per quello che aveva protestato Battistuta. Attenzione ancora, l'ennesima sfida sul calcio di punizione, stavolta sembra voler provare proprio Batti, rincorsa a destro, deviazione e calcio d'angolo. Qualche punizione ha tirato l'Inter dai tantissimo. 25 metri 28 metri, quasi tutti hanno subito quasi sempre una deviazione, qui è stato mi sembra Comotto che è andato incontro, poi si è girato e poteva mettere in difficoltà il proprio portiere. E nuovamente calcio d'angolo mentre siamo vicini alla segnalazione. Battistuta, in avanti c'è Recoba che apre un varco a Battistuta, arriva anche Zanetti, poi proprio per lui di Batti, il cross dentro, cercato la girata Battistuta e poi è un sinistro il suo, in vicinissimo al palo di destra di Bucci, vuole fortemente il primo gol con la maglia dell'Inter. Sì, e anche i propri compagni lo stanno cercando qui, e rivediamo l'azione sul cross di Zanetti, è stato bravo a rialzarsi, a cercare il palo lontano. Importante per l'Inter, una sconfitta preoccupante invece per la classifica del Torino. Sì, un buongiorno a tutti, hai ragione, effettivamente la striscia centrale diciamo in verticale. Squadra di Cooper che attaccherà in questo primo tempo da destra verso Agione in panchina alle spalle di Castellazzi, quest'ultimo ultimamente ceduto al Catania. Primo a interrone però ancora un po' impreciso per l'ultimo degli arrivati. Ancora Okan, Battistuta si sposta in posizione di ala, al centro subito Vieri, il cross, attenzione Vieri destro! Anticipa, è stato toccato involontariamente da Battistuta, credo. Il giocatore in campo è ancora, adesso avanti la cosa perché Battistuta è stato provocato all'inizio, ha risposto e adesso giapponese Emre, largo a sinistra a Battistuta, palla per lui, chiama palla dall'altra parte Okan, attenzione Okan, la parata, poi Gallon, rete! Molto bella, Gallon naturalmente a porta vuota. Il calcio è così, vede, è uscito, eccolo qua, troppo corto. In questi casi il portiere respingendo la palla lateralmente, la parte destra, Calon è stato freddissimo a tirare, ha fatto il suo 11 minuti, applauso, naturalmente il pubblico davanti a noi si alza, questo è un tributo, una generosità, umile tratto. Eh già, questo applauso entrato nel cuore della gente interista. Dopo che invece lui aveva lasciato la Roma, i tifosi della Roma con qualche strascico polemico, qui ha davvero contro l'Inter, poi la partita finì 2-1 per l'Inter con doppietta di Recoba. Recoba che non c'è, Roberto, diciamo che il virus è importante, certe volte è determinante per questa squadra. Vieri, va verso il fondo, cerca spazio per il cross, l'effetto a Battistuta! Provato il colpo di testa l'argentino, applausi comunque del pubblico, disturbato dalla Macchi, Paolo Lupizzi a bordo campo. Sì, l'azione che avete visto è quello che sta chiedendo Cooper, prendere le fasce, il problema è che dall'altra parte sia Gurenko che Marchionni stanno molto larghi e dunque la battaglia sulle fasce è tutta da vincere. Aveva staccato bene Battistuta, non era facile perché il cross era molto teso. Cristiano Zanetti mette in mezzo Battistuta, il miracolo di Orlandoni, vabbè, il grande di Battistuta, beh, qui ha colpito in maniera perfetta, direi. Qui ha colpito in maniera perfetta su un cross perfetto, la parata di Orlandoni è strepitosa. Vieri non ci è arrivato, ecco qua, sì. Veramente bravo Orlandoni. Qui Vieri poteva, sì, ha proprio ciccato, mancato il pallone. Se non concludere perché era molto laterale, ha fatto la finta, quindi molte volte capitano queste incomprensioni perché nel momento posizione di tiro, scivolano un po' tutti dal mappa, palla sul destro, incrociare, deviazione, rete!
il gol di Battistuta, non so se influente o meno, e comunque arriva il primo gol di Battistuta in maglia nerazzurra dopo 19 minuti sul tiro di Dalmà. Il gol dell'Inter, adesso rivedremo la dinamica un po' più precisa, perché a Piacenza hanno protestato un po'. Dalmà avanza, tira, Battistuta devia. C'era Vieri forse in posizione. Non dico che abbiamo fatto bene, perché la sportività prima di tutto, però bisogna anche tener conto che c'è. Battistuta 1-2, Morfeo, limiti dell'area, il pallone di ritorno per Battistuta che va giù, Vieri, e sono tre! Adesso è Callon Battistuta, la coppia d'attacco dei nerazzurri, parte subito Callon. Su Maresca non rilevato, o sul fatto che poi Maresca. Per Battistuta! Poteva esserci la doppietta qui. Poteva esserci, ma non ha nessuna colpa Battistuta, perché il pallone era troppo alto. Lui ha staccato molto bene. Per Battistuta questa è una giornata importante. Battistuta non ce la fa a controllare in tempo, ci prova adesso e Orlandoni in angolo. E quando tutti pensavamo che Battistuta avesse perso il tempo, invece ci ha fatto vedere lo stop, il dribbling, il tiro comunque buono, soltanto dalla distanza, era troppo distante per poterlo impensierire di più. Calcio d'angolo. Di Salini, dentro però Canna, buono lo scambio. Ancora Sonetti per linee centrali, prova a aumentare velocità, Sonetti, la palla è lì, Gabriele! Battistuta! 1-0! Passa Battistuta, salta Ferron, gol 199 in Italia per Battistuta, secondo gol con la maglia dell'Inter. Cerca il corridoio, Vieri fa la sponda, Battistuta! Buffon, il passaggio indietro di Vieri per Battistuta, ha tirato molto bene, ma sai che Zanetti. L'apertura è per Battistuta, ancora обычными итальянцами, когда вот в последней командировке в этой стране. Для многих вообще стало очень большим сюрпризом, что Рома в прошлом сезоне ему позволяют бить поворотом. Но Вьере там, да, там действительно было все исполнено. Штангу попадает мяч. Провальная концовка. Очень опасная ситуация. 4-3. Будет? Нет? Теперь покажите нам правильно. Штангу другая. Это Батистута бил. Вот какой мог бы быть поворот судьбы. Попади сейчас с президентом Рома. Батистута мяч вы. И контратаку тоже есть риск получить. Пас направо, Батистута. Батистута. Здесь вратарь был. Содержательный. Si fa vedere, riceve questo pallone, spalla alla porta, andandosi a prendere il fallo. Qui Falcone. Sì, no, però ci sta, perché io non, personalmente non condivido questa entrata di grossissimi pericoli, invece a causa.